stupidezza. Allora, la necessità di passare a nuovi strumenti che agevolino la comunicazione tra sindaco e cittadini, tra quanto più presi i cittadini, viste anche le ultime vicende, era necessaria ed è necessaria. Si è fatto uno studio particolare su diversi candidati anche esteri per capire quali sono gli strumenti che funzionano di più e quali possono essere i tools da integrare nei siti del blog in modo da agevolare proprio la partecipazione. Quindi si è passati dal vecchio al nuovo blog mantenendo tutto l'archivio vecchio in modo tale da poter consultare anche ciò che si è fatto finora. Ci sono circa 500 video, ci sono 1300 post, tutto mantenuto, e sono state attivate diverse funzioni che permettono la consultazione di ciò che a Pisa si sta facendo, di ciò che il sindaco ha fatto finora, oltre che a strumenti che permettono la consultazione di quaderni tematici, dossier, resoconti periodici dello stato di attuazione del programma di mandato, tutti strumenti che servono anche al cittadino per capire cosa effettivamente il sindaco sta facendo. L'interfaccia grafica è cambiata e è un pochino più agevole la consultazione, strutturata in maniera più funzionale e meglio organizzata, e sono state attivate diverse sezioni, diverse pagine e diverse aree particolari. C'è un'area download dove è possibile scaricare molto materiale già consultabile prima, ma con meglio organizzato ora. Altre funzioni che agevolano il cittadino alla partecipazione. C'è una nuova toolbar social che permette l'integrazione con social network e quindi l'integrazione di diversi, di tutti i post, di tutta la comunicazione verso Facebook, verso Twitter e verso gli altri social network che gli utenti stanno utilizzando. C'è una nuova, nella social toolbar è possibile consultare anche video di YouTube, quindi sempre sul lato social. E poi ci sono strumenti atti alle forze politiche che sostengono il candidato Marco Impreschi in modo da poter far confluire tutte le proposte di tutti i cittadini all'interno di questo blog, che diventa contenitore unico e consultabile da parte di chiunque, selezionando un link che è indicato come partecipa, è possibile iscriversi a diverse aree, diverse sezioni, e si accederà a un form di iscrizione alle liste dei sostenitori e sarà possibile indicare tutti gli interessi, le proprie tematiche, se intende collaborare. È stata attivata una WebDB con un palinsesto su cui è possibile vedere ciò che il sindaco ha fatto e ciò che è anche dove è possibile anche vedere diretta di alcuni eventi che si andranno a scegliere ovviamente. Oltre a questo è stato necessario attivare una nuova fanpage di Facebook, visto il limite che Facebook ha imposto dei 5.000 utenti e che il sindaco ha superato da diverso tempo. La nuova fanpage è attiva, sarà rilanciata su blog, sulla vecchia pagina, e avremo possibilità di seguire tutti i movimenti e tutti i post del sindaco direttamente lì. Altro social network che si è ritenuto necessario attivare è Twitter, in cui ci saranno diversi contenuti e post da parte del sindaco. Ci siamo? Sì. Beh, io comunque la prima cosa che devo dire è che non sono certo pentito di aver fatto l'esperienza in
fondo non è così lontana dello sbarco su Facebook, perché quando sarà passato 2 anni, sì, un po' di più, 2 anni e mezzo, e è un'esperienza che mi ha molto arricchito, perché le stime che sono state distribuite parlano chiaro, cioè si parla di un contatto con tanti cittadini che altrimenti non avrebbero avuto nemmeno lontanamente la possibilità di avvicinare il sindaco. 30.000 interazioni, 2.300 post, 15.000 commenti, 12.000 mi piace, condivisioni, cioè sono numeri importanti, anche se spalmati in 2 anni e mezzo, sono... Ah, questi sono, sì, sì, questi sono anni, cioè, ho detto prima la televisione. E lo stesso per il blog, anzi sono numeri anche sorprendenti per me, perché poi andate a vedere così. Quindi la fatica che, aggiuntiva che si mette nello stare direttamente, io ci sto personalmente, quindi su Facebook io non mi avvalgo di nessun aiuto, ecco, quello che mi danno loro, mi dà il gruppo Idee per Pisa nel migliorare gli strumenti. Questi sono strumenti proprio del sindaco, non sono strumenti istituzionali. Naturalmente io curo molto, come si vede, il legame con gli strumenti istituzionali, cioè cerco di rilanciare anche la comunicazione istituzionale che si fa in rete, però c'è una comunicazione proprio personale che fa la differenza. Quindi sarebbe interessante vedere il confronto con altri sindaci e con altre città. L'abbiamo anche fatto, però insomma, dato che non è facile mettere in parallelo dati che sono molto diversi, abbiamo deciso di non darlo. Però ecco, quello che posso dire è che siamo ormai una delle primissime città, sono diventato uno dei primissimi sindaci, a parte alcuni casi speciali perché hanno una proiezione nazionale dovuta a altri fenomeni, no? Non lo facciamo noi, ma diciamo tolti questi casi che c'è un moltiplicatore televisivo, no? Con il mio stile, con il mio passo, però sono diventato uno dei primissimi sindaci. E io in Toscana sono il primo, tranne Renzi, per ovvi motivi. Io non ho fatto la campagna elettorale su Facebook, quindi sono sbarcato 2 anni e mezzo fa, quindi dopo 2 anni che avevo iniziato il mandato, quindi sono abbastanza giovane. Di solito le campagne elettorali sono state un grande lancio per chi le ha fatte in questi ultimi anni di Facebook, no? Quindi io non ho potuto godere di quel lancio, e quindi quello che si è costruito proprio strada facendo, un po' più di fatica, però con le innovazioni che presentiamo stamani ci sarà un altro salto di qualità, ecco perché. Io ho una fila lunghissima di amici, di amicizie, diciamo, in stand by, perché ho finito, sono a 5.200 amici, e abbiamo deciso di non fare il doppio, sì, il sito doppio, perché profilo doppio, insomma, ma di aprire una pagina, come si chiama? Fanpage, e quindi una pagina che hanno di solito gli altri politici. Io però manterrò anche la pagina del profilo normale. Ora l'invito è per coloro che non possono essere amici perché non ho più la capienza di fare clic su mi piace e di iscriversi alla fanpage. A breve sarà attiva. Che sarà a breve, ma a breve o lo possiamo già dire a me? Quindi da domani per i giornali. Quindi
ci si può iscrivere lì e quindi si può allargare la piattaforma, anche se non avrò solo quello strumento, quindi bisognerà fare una somma, ecco, più che una differenza. E poi comincerò a usare Twitter, e il blog è potenziato, è già una bella miniera di informazioni, perché dentro ci sono tantissimi documenti, molti resoconti, conferenze stampa, i fatti salienti del comune ci sono già, e come si vede sono anche visitati, perché 400.000 l'anno vuol dire sono tante pagine che sono state viste dagli utenti, però in questo modo mi pare che si organizzi meglio la visibilità dei materiali, e quindi gli utenti si possono affezionare anche di più, perché diventa un luogo, seppure non istituzionale, perché poi gran parte di queste cose si trovano anche sul sito del comune, perché sono anche comunicazione istituzionale, e a volte io importo della comunicazione istituzionale sul blog, ma spesso le cose sul blog sono cose diverse, quindi arricchiscono anche, aggiungono qualcosa alla comunicazione istituzionale, per esempio tutta la parte video, tutta la parte che non viene data nella comunicazione istituzionale. Ci sono le pubblicazioni che facciamo, ora ne abbiamo fatte tre importanti, sugli spazi sociali e culturali, sui servizi sociali, e l'altra su cos'è? Gli spazi culturali, politiche abitative. E sulle politiche abitative, abbiamo fatto tre fascicoli che abbiamo stampato anche in cartaceo, quelli sono lavori istituzionali che però possono essere ritrovati in digitale sul blog, no? Quindi c'è questo scambio interessante, perché lì ci sono informazioni concentrate che è difficile trovare in altro modo, e quindi cercheremo di rispecchiare sul blog anche informazioni disponibili a tutte, perché sono istituzionali, e di produrne di specifiche. Andando verso la campagna elettorale, ovviamente ci sarà un grande spazio di partecipazione per raccogliere giudizi su ciò che si è fatto, per raccogliere proposte per il nuovo programma. Insieme al sito Idee per Pisa, marcofrancheschi.it è già uno dei siti di riferimento della coalizione per raccogliere le proposte nella fase di ascolto, ecco. Quindi l'insieme, come capite, è una cosa molto complessa, è già molto complessa, però molto utile ad avere dei terminali di rapporto con la città. Svilupperemo al massimo i link con tutte le realtà attive della città. Siamo venuti a fare questa conferenza stampa all'alba perché, insomma, per dare il segno anche, no, che ci mettiamo alla pari, ecco, anche con le altre realtà associative, partecipative, perché poi anche la politica fatta in modo nuovo deve avere un po' questo aspetto, no? una grande apertura, e in realtà la V, questo è importante da dire. La apertura partecipativa, e in realtà visti i numeri che le statistiche l'ha avuta, nel senso che ci sa che ripeto, per me sono numeri anche sorprendenti, perché uno non, lì per lì non se ne accorge, invece evidentemente il volume dei rapporti si allarga molto. Se non avesse avuto questi strumenti sarei stato molto più povero, ecco, in relazione, mi sarei fatto conoscere di meno. Vedo che soprattutto su Facebook viene apprezzato e riconosciuto il fatto che rispondo personalmente. Non ce la faccio, ogni tanto mando un cambio di stato e dico che mi scuso perché non ce la faccio a rispondere alla posta in tempi immediati o ravvicinati, perché effettivamente quello è un po' il punto più debole, no? Perché non ce la fai, mentre invece cerco di rispondere sempre, di interloquire
su, sul profilo, diciamo sul diario, che, sulla bacheca, come si chiama, e lì si vede che sono io, ecco, la gente ha imparato, cioè, c'è un certo rapporto, perché si sa che rispondo io, non che c'è qualcun altro risponde. Questo implica un lavoro aggiuntivo, però credo sia un lavoro importante, finché si può, è importante farlo. Come è stata anche già evidenziata la presenza del sito istituzionale e il valore aggiunto di questo blog può essere per porto diretto. Il discorso è che quando uno vuole sapere le cose, alla fine deve cercare di entrambi. Chi è il personaggio, l'utente tipo che va solo sull'istituzionale e chi è invece l'utente tipo al quale vi rivolgete per captare questa nuova cosa? La prima domanda. La seconda la leggo, perché tanto bisogna farlo, perché la gente non vuole sapere se si suppone che, anzi, se sicuramente quella istituzionale è pagata con i soldi pubblici, quello personale suppone che invece sia una scelta privata. Allora, quello personale è una scelta privata, diciamo, fatta col volontariato, finanziato da Marco Filippesi per Pisa. E quindi via via, ora quando ci sarà un'attività più intensa, riporteremo su queste attività, come si fece diciamo all'inizio con Idee per Pisa, perché Idee per Pisa nasce nella campagna elettorale, no? Quindi lì facciamo una piccola scelta di investimento che poi è tornata bene, perché intorno a quel sito si è creata un'associazione che ha fatto iniziative vere e attività vere. Quindi è un gruppo di volontari di riferimento per il sindaco e che hanno fatto iniziative serie, vere e importanti. Invece la comunicazione istituzionale va, diciamo, su un altro binario. Naturalmente i numeri della comunicazione istituzionale sono enormi. No, quando abbiamo presentato il sito rinnovato, che anche il Comune ha rinnovato il suo sito, eccetera, ora non ricordo bene quali fossero, non mi saprei ripetere, ma sono numeri in un'altra scala, ecco. In alcuni casi c'è proprio un altro ordine di grandezza. Quindi i cittadini che hanno interesse a un rapporto con il comune o anche con il sindaco di carattere proprio istituzionale accedono tramite quei canali. I cittadini più vicini, cioè che hanno una sensibilità politica, una partecipazione di tipo politico maggiore, un'attenzione maggiore alle imprese del sindaco o alle imprese della sua coalizione, eccetera, possono avere, se ci protendiamo verso di loro, se no questo non funziona da sé, anche questo canale di scelta come canale preferenziale. Ovviamente sono due, c'è una gerarchia, ecco, direi che viene molto prima il canale istituzionale, perché è chiaro che viene riconosciuto come canale naturale, però un canale meno, diciamo, meno facile, meno intuitivo, ma che via via si fa largo, è importante. I momenti di maggiore accesso saranno poi, come sempre, le campagne elettorali. Quelli sono i momenti in cui la gente va a cercare il candidato, va a cercare le sue proposte. Quindi noi, avendo questa piattaforma pronta, ci possiamo aspettare nei prossimi mesi proprio un boom della partecipazione, quindi un nuovo accumulo di contatti, di amici, che potrà venire utile anche in seguito, se sarò ancora sindaco. Che resta la domenica, ma non per pedanteria, veramente, perché voglio cercare di capire certe cose, mi scusa, le risposte personali. Cioè, è una specie di sfogatoio il cittadino che scrive al sindaco, oppure suggerisce problemi e il sindaco trova la risposta? No, suggerisce anche problemi. Per esempio, viene molto apprezzato il fatto che io segnalo, no? La prima risposta spesso è una segnalazione, perché se mi si segnala, per esempio, faccio il campione fulminato, sì, queste cose, le buche, c'è stata un'esperienza molto valida, ovviamente
riservata agli amici in questo caso, qualcuno se l'è anche lamentato, ma è stata importante lo stesso. Che è chiesto quella istituzionale? No, si può fare su quella istituzionale, però qualcuno lo dice personalmente. Nel caso degli allagamenti noi abbiamo fatto tante risposte in quelle ore, no? Dando indicazioni, creando un rapporto con gli uffici della protezione civile anche tramite Facebook, no? Questo è un esempio, però poi nella normalità ci sono tante segnalazioni che magari non vanno per la via istituzionale, dove c'è quel sito, quello spazio molto importante per la segnalazione di guasti, di necessità di manutenzione. Quindi io dico, ho segnalato, se poi alla segnalazione mi ritorna una risposta subito, la metto dentro, subito, e questo ha un effetto di freschezza, no? E ha una circolarità positiva. Quindi raramente mi dimentico di queste cose, magari una risposta più politica a volte può scappare, ma quando c'è una segnalazione, sì, perché insomma non sempre, a volte per esempio le risposte sarebbero ripetitive, a volte dico guardate sulla sicurezza, no? Sul problema del Piazza dei Vettovaglie, avrò risposto 100 volte, a volte dico guardate su questo ho già risposto, se siete miei amici avete vi dovete rifare alle risposte che ho già dato, perché tutte le volte a scrivere, siccome alcune risposte sono necessariamente articolate e quindi portano via diversi minuti, anche se io scrivo abbastanza alla svelta, quindi il vantaggio che ho è che scrivo da solo perché sono abituato a scrivere, invece negli altri casi non puoi rimandare, devi rispondere puntualmente, cerco di rispondere. È un'esperienza, se devo dire chi mi aveva raccomandato, un amico sindaco mi aveva raccomandato di per la sua esperienza di fare lo stesso, è il sindaco di Padova, Zanonato, Flavio Zanonato, con il quale sono amico da tanto tempo, lui è la terza volta che fa il sindaco, perché era stato sindaco anche prima, una volta prima, insomma. E lui addirittura ha usato il doppio profilo, lui ha usato il doppio profilo e lui mi aveva consigliato così, in amicizia a fare questa esperienza, perché lui per lui era stato importante. Ce ne sono anche altre interessanti, però devo dire che forse quella di Zanonato è stata quella che mi ha ispirato di più. Posso fare un'unica domanda con Michetto, perché sto esagerando? No, sì, oggi è importantissimo avere la presenza sui social network, sulla rete, tutto quanto, quello che si è parlato oggi, anzi, chi non lo fa sembra quasi che sia fuori dal mondo, però a volte si rischia di perdere il contatto con la realtà. Io so che c'è una serie di iniziative pubbliche attraverso le quali ci fa cercare il contatto diretto con i cittadini. Quanto questa esperienza del non-blog può essere un incentivo o un ostacolo per il contatto invece fisico? Deve essere un incentivo, perché secondo me poi il contatto fisico, la presenza nei quartieri o l'interazione con le associazioni, con i gruppi, i comitati è essenziale, non è sostituibile. Ovviamente i mezzi su internet e soprattutto i social network hanno anche dei limiti, no? A volte ci sono dei narcisismi, delle cose ripetitive, però questa è una piccola tara rispetto alla validità dei mezzi, ecco, secondo me, perché poi c'è molto più di positivo, ecco, che non di... Ovviamente anch'io nel percorso ho avuto le mie noie, ho dovuto togliere delle amicizie, no? Qualcuno che diceva parole fuori luogo, non sempre ce la fai, no? Parole offensive, a volte ti rimangono indietro, quindi non sempre ce la fai a stare nelle regole di Facebook, ma non per cattiva volontà, perché a volte te le dimentichi, no? Ti passano e poi... Ma in alcuni casi ho dovuto usare un modo di rigoroso
rigoroso, ecco perché. Comunque, esperienza importante.